La moto Kawasaki ZXR 400 dei fine anni 80. Come sarà? Ciao internet, parliamo del Kawasaki ZXR 400. Nasce nel fine anni 80, una cilindrata di 400 per contrastare l'introduzione delle tasse, quindi per ingannare un po' il sistema. Ha ottime prestazioni, è una moto 4 cilindri in linea, sviluppa quasi 16.000 giri, quindi ha un suono molto succulente, chiamiamolo così. È stata tolta la produzione verso la metà degli anni 80 per prendere posto dai 700 e 750 che c'erano anche prima, poi i 400 li hanno tolti e hanno lasciato solamente quelli. In questo momento ottima moto per fare un buon investimento, ci trovano alcune, quindi secondo me prenderanno del valore perché sono moto uniche, danno un sacco di soddisfazione e divertimento, quindi la moto rimane molto leggera. Si tratta, come ho detto, di un motore 4 cilindri in linea con una sessantina di cavalli che per la cilindrata che ha un ottimo suono, sembra quasi un 600 incazzato. Quindi è molto divertente come mezzo, ottima moto per approcciarsi al mondo delle moto, quelle estese, per avere un'idea. C'ha una ciclistica di fine anni 80, poi essendo molto leggera si sviluppa, è molto divertente da guidare e è un ottimo mezzo per approcciarsi al mondo delle moto. Grazie per la visione e buona giornata.